Grazie e vi salutiamo presentandovi anche ai nostri telespettatori Antonio Sciancalepore, Andrea Pighi, Luca Cola e Massimo Taddei, che sarà oggi il nostro portavoce. Io mi avvicino a Massimo, che dovrebbe raccontarmi un po' la vita di questo gruppo di contrabbassi, un'ottava sotto. Innanzitutto il nome, dai. Ci dai una bella, responsabilità. Vabbè, tocca a te, sei il portavoce, così hanno detto e io mi attengo alle regole. Allora, un'ottava sotto sopra. Un'ottava sotto sopra è stata un'idea di una nostra amica pubblicitaria che ha mischiato questo nome, ha fatto un simbolino molto simpatico, attaccato al nome, ed è andata così. Ma il grosso cimento di questo gruppo, che sta al quinto anno di attività, era di riuscire a dire, mettendo le corde a quattro armati e facendole diventare contrabbassi, forse ci sarebbe stata questa idea un po' pazza di riuscire a dire qualche cosa di già detto in una maniera, in una chiave un attimino diversa. E forse ci si poteva riuscire. Mal che grosso cimento e grossa impresa e tantissimi stimoli, poi immagino. Chiaramente bisognava trovare anche le persone adatte. Trovate, eccole qua. Sì. Dove vi siete incontrati? Sì. Ci siamo incontrati a Roma e alcuni di noi già si conoscevano, altri un po' meno, e dopo un'accurata scrematura di personaggi siamo riusciti a fare questo gruppo che è molto, molto bello avere insieme. Il divertimento non manca, mi hanno detto, nel vostro gruppo. Cioè, il tutto è frutto di una ricerca, già l'hai ricordato tu, certo, ovviamente, ma anche del divertimento di questi quattro professori di musica. Assolutamente, assolutamente. Come fate a divertirvi tra una città e l'altra, una serata e l'altra, una prova e l'altra? Tu riesci a rispondere? Chi è il più? Dai, che Massimo... Sei tu il portavoce, allora la responsabilità è tua. Voi avete partecipato anche a manifestazioni, come dire, altisonanti. Ne ricordiamo una? No, te la sei già dimenticata, la dico io? Vuoi che la dico io? Non so se la pronuncio bene, Over the Rainbow. Sì, a Chicago. Così, no, dietro l'angolo sono stati, sì, va bene, comunque, sì, nel 96. E poi è un grande festival greco-italiano, che era l'uso greco-italiano. Di quelle, che questa? E poi in Portogallo, quello. Sì. Com'è andata? Che vi è rimasto? È andata molto 97 bene, Portogallo, anche perché, appena... ma sai, anche lo stesso brano ripetuto da una serata all'altra cambia veramente significato, cambia il pubblico, cambia la risposta del pubblico, cambia anche la nostra risposta a seconda dello stimolo del pubblico che si ha, per cui è una rimessa in gioco ogni volta, è una cosa talmente diversa che il divertimento è proprio quello. Ci fate ascoltare un altro vostro pezzo, Massimo? Sì, ti facciamo ascoltare una cosa un po' particolare che ci è costata anni di ricerche e di fatiche, e alla fine in un'antichissima biblioteca di Dresda siamo riusciti a tirare fuori questo manoscritto che abbiamo dovuto addirittura restaurare perché cadeva quasi in pezzi, quindi enormi spese anche di ristrutturazione, e adesso ve lo vogliamo dare in anteprima assoluta. Anteprima assoluta, incontri. Bene, ma ascoltiamo un'ottava sotto sopra con questo pezzo che per ora è sconosciuto. Chissà, lo conosceremo, ma... Thank you.
allora, bravissimi. Io, ma ripreso il direttore artistico di Sala Grappa dicendo, ma come sconosciuto? Beh, tutti conoscono la Pantera Rosa, ma era sconosciuto proprio perché Massimo non l'ha annunciato, e perciò, visto che è stato scoperto, che è rinvenuto, chissà dove, vabbè, si vede che è sconosciuto, andiamo incontro a questa rivisitazione veramente molto, molto fatta molto bene. Allora, adesso che presentate? Guarda, ce ne andiamo via con una marcia un po' da raccoglitore di cotone, perché praticamente era questo, summertime, all'origine. È vero, eh? Rosa già si risente sull'agricoltura, quindi, delle cose sempre naturali. Già comincia a studiare quello che potrà essere cotone. La prossima frase. Quindi... Ma ascoltiamo, dai. Sì, vi lasciamo così.